Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco e voglio svolgere un esercizio con voi che gira molto su internet, su Facebook e sui vari corsi di preparazione. Esercizio. Allora, l'esercizio dice che c'è un'asta di metallo lunga 1 metro ed è sospesa per il suo centro. Allora, io l'esercizio poi eventualmente ve lo carico come immagine. Adesso voglio far vedere come si risolve, sia da un punto di vista fisico, sia poi dal punto di vista del concorso, perché ovviamente una variabile molto importante è il tempo di svolgimento di questi esercizi. Devo dire che come prima impressione ne ho visti tanti, ne ho risolti diversi, ho caricato diversi video e per questo vi chiedo di sostenermi, di fare passaparola, di condividere i link del canale e dei video, così se sarete in tanti a seguirmi io continuerò a proporvi nuove risorse online gratuite per tutti. Allora, ecco, che cosa devo dire? Che questo esercizio a mio avviso è troppo lungo. Ah, scusate se come prima ho avuto un lapsus freudiano, ho detto questo video è troppo, volevo dire questo esercizio è troppo lungo. Io sono in diretta, quindi se commetto un errore non lo cancello, non lo posso cancellare. Allora, qui c'è quello che viene detto in poche parole, fulcro. Cioè, essenzialmente quest'asta è un corpo rigido e, essendo un corpo rigido, ha la possibilità di ruotare o in senso orario. Metto qua i vari sensi, in questo caso in senso antiorario oppure in senso orario. Ovviamente affinché l'asta non si muova, in fisica, affinché un corpo rigido esteso sia in equilibrio, deve accadere che questa è sommatoria delle forze uguale al vettore nullo, perché la forza è un vettore. Significa che se ci sono n forze, F1 più F2 più puntini puntini Fn, deve essere uguale al vettore nullo. La sommatoria dei momenti deve essere nulla al tempo stesso, quindi un sistema. Quindi analogamente come scrittura qui stessa potrei dire momento 1 più momento 2 più momento 3, eccetera, eccetera, uguale al momento nullo. Ovviamente la forza si misura in newton, il momento in newton per metro. Un momento che cos'è? Non è nient'altro che la forza per il braccio. E chiamata da molti anche coppia newton-metro, se andate a vedere per esempio le caratteristiche di un'auto, oltre alla potenza viene fornita la coppia che viene fornita in newton per metro. Allora, tutto questo io ve lo metto tra parentesi, è un qualcosa in più che vi sto dicendo, ma ovviamente non c'è il tempo, non ci sarà il tempo di fare tutte queste considerazioni all'esame ed ecco perché è importante prepararsi prima. A 10 cm da una delle estremità è agganciata una massa di 20 kg. Quindi se questa è un'estremità che io chiamo A, a questa distanza che è 10 cm, si trova, qua dice appeso, è agganciata una massa di 20 kg. Quindi qui si trova una massa che chiameremo 1. Quindi i dati, la massa 1 è 20 kg. Qual è la massa da applicare all'estremità opposta per equilibrare l'astra e mantenere in posizione orizzontale? Quindi l'estremità opposta ovviamente è questa. Allora, il braccio del corpo 2, che è essenzialmente la distanza dal fulcro, cioè qui c'è la forza peso P2 che è uguale ad m2g, cioè la massa 2 per g, che equivale alla forza peso, questo prodotto, della massa 2 moltiplicato per il braccio 2 B2 mi dà il momento 2. Abbiamo detto poc'anzi che l'equilibrio c'è se la somma dei momenti è nulla, quindi qua avrò questa massa mi darà un momento orario pari, quindi M2 mi darà un momento orario pari a P2 B2 che è uguale a M2 G B2 e M1 mi darà un momento. Allora, in realtà il momento solitamente si prende positivo quando è antiorario, quindi il momento 1 sarà positivo. Però possiamo anche decidere
possiamo decidere anche noi, cioè M2 da un momento orario e posso scriverlo così. M1 darà un momento antiorario, cioè questa massa farà ruotare l'asta in questa direzione, che è uguale a P1 B1, che è uguale a M1 GB1, dove B1 ovviamente è tutta metà asta meno 10 cm. Vado a rivedere quanto è lunga l'asta, che già me ne sono dimenticato. L'asta, la lunghezza totale dell'asta è 1 metro. Quindi viene da sé che se tutto questo è 1 metro, B2 sarà 50 cm e B1 sarà 40 cm. Quindi, affinché ci sia equilibrio, cioè l'equilibrio dei momenti, che cosa deve accadere? Che M2GB2 deve essere uguale a M1GB1. Le accelerazioni di gravità se ne vanno, quindi non vengono per niente, non devono essere per niente considerate. Abbiamo B2, M1, B1, quindi dobbiamo trovare M2. Quindi dobbiamo moltiplicare 20 per 40 centimetri diviso 50 centimetri. Questo 0 si può semplificare, quindi essenzialmente bisogna fare 20 per 4 diviso 5, che fa 16 kg. E questa è la risposta. Il questionario dà ovviamente 4 soluzioni, 8 kg, 16 kg, che è la risposta giusta, 32 kg, 80 kg. Se vi è piaciuto il video, mettete il pollice in su, iscrivetevi al canale per avere tutti gli aggiornamenti, condividetelo, lasciatemi tanti commenti, più commenti mi lascerete, più visualizzazioni ci saranno, più video io inserirò. Grazie mille, buona giornata, un saluto da Francesco.